Buon pomeriggio e benvenuti a Lords nel secondo giorno della prima gara. Finora oggi abbiamo avuto 5 ore di battuta dell'Inghilterra e già sono a niente degno di nota. Per Caudry è notte fonda, Knighton è dentro netto, notte dentro anche secondo lenti nota. Norton di Northants ha avuto un'occhiata sulla nuca con le nocche e ha passato una brutta nottata. Il prossimo a entrare è Nathan Newton di Notts, non Nathan, Nathan alle 9. Nathan ha nicchiato nettamente nottetempo, knock knock, no, no. Comunque, l'Inghilterra ha giocato benissimo per niente, neanche una salsiccia. In risposta all'Islanda che nei primi innings ha 722 contro 2 dichiarati, segnati in maniera deludentemente veloce in solo 21 over con un sacco di zampate nel fango, fuori gioco e ogni altra sorta di fetenzie. Ma ciò che più conta è che l'Inghilterra ha fatto un esordio assolutamente strepitoso fino a questo momento. Peter? Splendido, senti il rumore di quelle cosce. E ora c'è il nord-est con la Sam. Brian? Piuttosto mi ricorda la storia di Gabby Allen nel 32. Ah, sta zitto, chiudiamo il bar. E ora Bob Wildeburg prende la rincorsa per lanciare a Codrey. Si affretta, lancia a Codrey. E nessuna battuta, meravigliosamente ben non giocato. Sì, è un bellissimo non aver fatto niente. Un colpo superbo di nessun tipo affatto. Ricordo bene Plum Burner che lasciò passare una palla molto simile nel 1700. Oh, sta zitto, Nasone. E ora è ancora Bob Wildeburg che prende la rincorsa per lanciare a Codrey. Ecco la rincorsa, lancia a Codrey e nessuna battuta, niente. Una straordinaria dimostrazione di inerzia totale. E questa è la fine dell'over e si beve. Un gin and tonic, no, prego. Sono i giocatori che stanno bevendo. E ora, che succede? Credo che Codrey debba essere portato fuori. Sì, stanno portando fuori Codrey. Chi l'avrebbe detto? E ora chi entra? Dovrebbe essere il numero 3, Nat Newton di Notts. Leva la mano dalla mia coscia, West. No, non credo che sia. Penso che sia il sofà. No, è il divanetto. Il verde divanetto sta entrando al numero 3 come guardaline. Ricordo bene che un divano simile fu portato in campo a Higley, non un secolo avanti Cristo, contro i musinieri. Oh, sta zitto, Boscidone. Ora il verde divanetto fa il guardaline e... Ah! L'Islanda fa entrare la sua asciugatrice per il lancio. L'asciugatrice si porta sul segno, prende la rincorsa fino alla porta, lancia al tavolo. Il lancio è un po' corto, ma ecco che la palla rientra e lo prende sulla ginocchiera e il tavolo viene eliminato. Fallo di gamba davanti alla porta e per l'Inghilterra è 0-1. E adesso lasciamo Lords e passiamo a Ipswich per la corsa delle tre. Qui Ipswich, ci colleghiamo al 50° metro di questo chilometro. Manca ancora mezza corsa. In testa abbiamo il lamandino davanti alla base della tazza. Segue il sofà ben imbottito che va piuttosto bene. Con lo scatolone di Joanna Southcott che sta facendo una buona corsa, distaccato dall'attaccapanni. La lampada stereo comincia a cedere, ma è senza dubbio il lamandino che domina la corsa. Ora fortemente pressato da... Ecco il lamandino che taglia il traguardo, seguito dalla tazza, il sofà, l'attaccapanni, la lampada stereo, infine lo scatolone di Joanna Southcott.